Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, panie e panovre, señoras y señores, sta per iniziare e va ora in onda The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Network in www.sciencewebradio.net. Puntata numero 42, in onda tutti i giorni da lunedì 5 novembre 2012 alla domenica 11 novembre 2012, ogni giorno da lunedì alla domenica alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 a mezzogiorno ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre e rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time! Bene cari amici, un ben ritrovati ancora una volta qui su Science Web Network con il vostro caro Gianluca che vi dà un saluto calorosissimo per parlarci ancora una volta dei Whitesnake, questo grandioso gruppo che naturalmente adoro come i precedenti di cui abbiamo parlato, e per continuare con la storia di Mr. Coverdale con i Whitesnake riprendiamo da dove eravamo lasciati, non prima però di avervi detto le solite cose, ovvero che ci trovate sempre nel nostro blog in www.sciencewebradio.net, che naturalmente ci trovate anche in Facebook nella nostra pagina Facebook con il nome Science Web Radio, seguiteci in Twitter, con Twitter entrate ci trovate con il nome chiocciola Twitter tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il grande mitico Science ci carica con il nome Science Radio tutto attaccato, troverete le cose appunto delle nostre rubriche, trasmissioni e programmi che vanno in onda qui su Science Web Network, perché Science Web Network è Science Web TV e Science Web Radio, e mi raccomando non perdete l'appuntamento del lunedì sera in diretta web, naturalmente sia web TV e web radio, a secondo quando va in onda sulla web TV e web radio, quindi che ci potrete vedere e anche ascoltare per quanto riguarda la nostra trasmissione dei due compari più uno delle nostre dirette dei lunedì sera, anche questi lunedì ci saremo, e non perdetevelo anche l'appuntamento di lunedì, naturalmente web radio, web TV in www.sciencewebradio.net, e scriveteci in diretta. Riprendiamo con i grandi e mitici Whitesnake. Bene, l'altra volta dicevo appunto dei Whitesnake, eravamo arrivati agli anni 80, fine anni 80, nell'87, quando Whitesnake appunto esce con il nome, vede la luce con l'omonimo Whitesnake, e invadendo anche il mercato americano e naturalmente avendo anche un look particolare con questi capelli tutti cotonati e naturalmente biondo acceso da parte anche di Coverdale, questo nuovo look, costumi di scena pieni di fronzoli e naturalmente lustrini e tutti gli elementi stilistici caratterizzando soprattutto la scena negli USA. Arriviamo nel 1988 quando Vivian Campbell lasciò il gruppo per divergenze anche musicali e Coverdale non si scompose minimamente e si rivolse così all'ex chitarrista di Frank Zappa, di David Lee Roth e degli Alcatraz, Steve Vai, per sostituirlo. Il gruppo si preparò così alle incisioni del nuovo album. Poco dopo l'entrata in sala, Van der Berg però accusò problemi di tendinite, pare a causa di esercizi pianistici, e non poté così partecipare alle sessioni dell'album, venendo sostituito a sua volta solo in occasione delle registrazioni da Kevin Russell. Tuttavia il contributo di Russell non risultò infine del disco, perché il vecchio collega di Coverdale, Glenn Hughes, partecipò ai backing vocals, e il nono album, Slip of the Tongue, pubblicato nel novembre del 1989, ottenne anch'esso un grandioso successo.
apparendo nella top 10 statunitense. I Whitesnake vennero già in precedenza criticati per aver preso forse troppa ispirazione dai Led Zeppelin, e proprio in questo periodo le critiche si accentuarono ed accesero ancora di più quando Gary Moore e Ozzy Osbourne registrarono un brano dal titolo di, diciamo così, Led Clones, che attaccava i cloni dei Led Zeppelin per l'appunto, citando esplicitamente i gruppi come i Whitesnake e i Kingdom Come, altro gruppo eccezionale, Kingdom Come, gruppo tedesco che vi racconterò più avanti, forse se ci arriviamo. E il brano venne inserito nel disco di Gary Moore, After the War, del 1989. Arriviamo così, cari amici, agli anni 90. Nel 1990 Coverdale, il mitico David Coverdale, apparì nel disco solista di Steve Vai, Passion of Warfare, del 1990 appunto, recitando la voce narrante all'inizio del brano For the Love of God. Le promozioni per il disco Sleep of the Tongue del 1990, mi stavo impaparando per il vostro gusto e di Sayus, vennero preparate per il tardo gennaio del 90 ed includevano il ritrovato Adrian Vandenberg in occasione di un tour statunitense, naturalmente nel ruolo di headliner, e successivamente concluso a Charleston in West Virginia. Il tour cominciò il 2 febbraio ai Patriot Center in Virginia con il supporto dei Kicks. Questo tour finì per risultare tutto esaurito, come nelle prime date del tour del 1987 di 1987, e li vedeva successivamente supportato dai Bad English, concludendo la loro esibizione in Canada durante il giugno del 1990. Uno di questi show, il 15 giugno a Toronto, vedeva incredibilmente i Whitesnake supportati dai Kiss, altro gruppo davvero storico che ho visto all'Arena di Verona anni fa, e meritano davvero tanto perché, come già detto, ve la fanno anche vedere oltre che ascoltare la musica. Naturalmente gruppo di spessore, non certo abituato a suonare come gruppo spalla ad altre band, e i concerti in agosto vedevano il gruppo suonare poi in Spagna per la terza volta al Monster of Rock, questa volta al fianco di Aerosmith, Poison, Thunder, gruppo bellissimo di Londra, anche i Thunder adoro, li ho visti anche qua in Italia e in Inghilterra, ma peccato che si sono sciolti, i Vixen e The Choir Boys, gruppo strepitoso. La band continuò al Monster of Rock in Germania, partecipando poi ad alcuni show a Reykjavik in Islanda, prima di intraprendere le date in Giappone. Verso la fine del tour mondiale di Sleep of the Tongue, il 26 settembre del 1990, al Budokan, un show di Tokyo, David Coverdale annunciò improvvisamente lo scioglimento dei Whitesnake. E dopo lo scioglimento dei Whitesnake ricevette un invito da parte dell'ex frontman dei Motley Crue, Vince Neil, per entrare nel suo nuovo progetto solista. Tuttavia il chitarrista rifiutò l'offerta, naturalmente da parte di Coverdale, e in seguito Vandenberg, Sarzo ed Eldridge formarono il supergruppo Manic Eden, inizialmente arruolando Jace Christian, ex cantante degli House of Lords, altro gruppo hard rock eccezionale. Il singer però non fu soddisfatto dalle direzioni musicali intraprese dal gruppo, ritenendo di essere soltanto un sostituto di David Coverdale, una sorta di nuovi Whitesnake, e quindi dopo la sua dipartita il trio contattò l'ex Little Caesar, Ron Young, a sua sostituzione, passando alla pubblicazione di un album omonimo nel 1994, che otterrà però nessun successo. Dopo l'esperienza nei Maniac Eden, Sarzo tornò alla formazione dei Quiet Riot, altro gruppo bellissimo e storico, nel 1997, e allo stesso tempo Steve Vai riprese la sua attività solista dopo aver militato brevemente nella band di Ozzy Osbourne, ma senza aver mai registrato alcun materiale. E un altro ex Whitesnake, il chitarrista Vivian Camber, dopo aver avuto una breve esperienza in esso, formò la band Shadow King assieme al frontman dei Foreigner, Lou Gramm, pubblicando un album omonimo, prima di raggiungere i pluripremiati Def Leppard, gruppo che io amo fin dal profondo del mio cuore, visti già anche loro in Switzerland. Nel 1992 Def Leppard appunto ebbero il grandioso Vivian Carver. Ricordiamo che vi fu anche il grandioso concerto di quell'anno
per il Freddie Mercury Tribute, dove lo abbiamo visto tutti esibirsi con i Def Leppard come prima apparizione ufficiale, diciamo, almeno per noi che lo conoscevamo. Coverdale si unì con l'ex chitarrista delle Zeppelin Jimmy Page, dando vita al progetto Coverdale Page, album davvero strepitoso, e nel 1993 verrà pubblicato il disco Coverdale Page di indubbia qualità, al quale parteciparono diversi volti nuovi nella carriera di Coverdale come Ricky Phillips e Danny Carmassi. Le intenzioni di suonare negli USA però sfumarono ed il gruppo si esibì solo in Giappone, suonando anche materiale delle Zeppelin e dei Whitesnake. Bene cari amici, anche per questa puntata mi stavo inciampando nelle parole perché devo correre, perché il mio tempo a disposizione è strafinito. È davvero tutto da parte del vostro Gianluca, un calorosissimo saluto ed abbraccio a tutti voi. Vi do naturalmente appuntamento alla prossima puntata di The Rock Band History, sempre qui su Science Web Network in www.sciencewebradio.net, e ci potete sempre contattare all'email info@science.com e alla mia gianluca@science.com per qualsiasi vostra richiesta, e nonché scriverci nel blog in www.sciencewebradio.net, nella pagina Facebook Science Web Radio, e tramite Twitter @science, e guardare su YouTube le nostre cose caricate dal grande mitico Science alla regia con il nome Science Radio. Troverete di tutto. Bene cari amici, vi aspettiamo per il lunedì sera, naturalmente per le nostre trasmissioni in diretta web, e mi raccomando, be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down, and stay tuned on Science Web Radio. Grazie a tutti amici e ciao! Ciao!